Sì. Grazie a tutti della partecipazione. Come ha anticipato Calsan, ascolteremo in silenzio l'inno nazionale di tibetano in onore dei 26 martiri, dei 26 eroi tibetani che sono immolati con il fuoco. Buongiorno a tutti, prima di tutto ringrazio tutti quanti che sono venuti oggi questa mattinata in questa via a ricordare per i tibetani che hanno dato la loro vita, a ricordare tutti quelli che soffrono nel mondo. Ringrazio da primo all'ultimo che sono stati qui e ringrazio sia da parte dei tibetani e da parte del popolo tibetano che vivono sia dentro che fuori. Vi ringrazio tutti. Oggi è una giornata molto triste per noi, anche una giornata di orgoglio. Ci ricordiamo con tanto orgoglio però tanta sofferenza. È un giorno dove abbiamo perso quasi un sesto della nostra popolazione in un giorno solo. Non dimentichiamo anche in 2008 che ci sono stati diversi, tantissimi tibetani che sono stati uccisi dal regime cinese. E vi ringrazio e siamo felici che voi non avete scordato di noi, nostri paesani, nostra gente che hanno dato la loro vita. Prima di tutto vogliamo dare paio di parole alle persone che hanno voluto partecipare, che sono persone che ci tengono, sono amici del Tibet. Iniziando con nostro Claudio Cardelli. Dopo io devo collegarmi con internet. Perciò possiamo iniziare con Giancarlo Danna, il consigliere regionale del Marca. Giusta continuazione della giornata di ieri, è stata una giornata molto importante anche avere la possibilità di essere ospitati al Campidoglio insieme a coloro che nelle varie regioni hanno proposto la stessa identica mozione, un risultato senza precedenti rispetto agli anni passati, perché evidentemente tutto il lavoro che avete svolto in questi anni è servito ad aprire le porte e soprattutto gli occhi di molte persone che per tanti anni hanno evitato per una serie di motivi di occuparsi del Tibet, principalmente per i rapporti economici che ci sono con la Cina. Però credo che i diritti umani non abbiano prezzo e quindi è importante continuare una battaglia di sensibilizzazione, perché il commercio è giusto che ci sia, però il commercio deve rispettare delle regole. Queste regole non vengono rispettate in Cina, non vengono rispettate in Tibet. Innanzitutto non vengono rispettate anche nei confronti degli stessi cinesi.
E credo che un supporto importante a questa battaglia debba necessariamente venire anche da quei cinesi che hanno capito che loro è un regime che non guarda in faccia nessuno, reprime i tibetani, reprime gli uiguri, ma reprime anche gli stessi cinesi. Credo che in questa battaglia dovremmo avere anche la capacità di cercare di coinvolgere il popolo cinese, che si sta anche rendendo conto, perché ci sono una serie di rivolte, ci sono tantissimi suicidi dovuti alla schiavitù nella quale sono costretti a lavorare per fornire l'Occidente di tutti quegli strumenti che poi utilizziamo. Buona anche l'idea di boicottare, dove possibile, alcuni prodotti cinesi, ma necessariamente, visto, considerato che da diverse regioni è venuto fuori questo appello ad una sensibilità maggiore nei confronti del Tibet, io credo che le stesse regioni che hanno votato quella mozione, l'ho detto ieri e lo ribadisco oggi, debbano ancora una volta intervenire, perché fra non molto il Dalai Lama sarà in Europa, sarà in Italia, e quindi è giunto il momento che anche il governo prenda una posizione chiara, ricevendo ufficialmente sia il Dalai Lama e chi rappresenta oggi anche dal punto di vista politico il Tibet. Credo che questo deve essere lo sforzo che in queste settimane dobbiamo fare, perché se ha senso commemorare una giornata, lo ha solo se non ci si limita a quella giornata, a quei pochi giorni. Le battaglie sono sempre difficili, quelle che non si combattono non si vincono di sicuro. Questa è una battaglia importante, credo che la testimonianza sia venuta ieri ed è venuta oggi, perché non contano i numeri, conta credo la voglia di fare concretamente qualcosa. Qui c'è anche in giro, e aspetta solo di essere così smosso quel qualcosa che ognuno di noi ha dentro e che basta poco per far scattare la molla. Quindi nel quotidiano, tutti i giorni, cerchiamo di portare i simboli del Tibet, cerchiamo di ricordare il Tibet in qualsiasi discorso, perché è fondamentale, la comunicazione oggi è fondamentale, quindi utilizziamo gli strumenti che ci sono, diamoci da fare. Questa bella giornata di sole credo che sia di buon auspicio. Io ho avuto modo di visitare il Tibet 2 volte e, contrariamente ad alcuni tibetani che non hanno avuto la fortuna di vedere la loro patria, vi dico che purtroppo oggi l'ASA, io sono stato l'estate scorsa, c'è rimasto praticamente il Potala, il Jokang e poco altro, tutto il resto è tutto completamente cinesizzato. Questa cosa va denunciata quotidianamente. È necessario, ripeto, utilizzare qualsiasi strumento per denunciare quella che è l'oppressione del regime cinese. Stiamogli col fiato sul collo. Ogni volta che si muove un ambasciatore, un rappresentante politico cinese, facciamo in modo che almeno una persona ci sia con la bandiera tibetana a ricordare a lui, ma anche a ricordare ai cittadini italiani, che c'è un popolo oppresso, che c'è un popolo che merita di essere libero, perché non ha fatto niente di male per essere condannato a essere represso come lo è da oltre 50 anni. Grazie e buona giornata a tutti. Assassino! 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 Stop the killing!
Assassino! 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 Capitalista, di un capitalismo comunista che ha sostanzialmente degradato prima di...